Ciao, sono Bruno di Segema. Oggi ti parlo dei 5 principali problemi che affliggono un cancello scorrevole. Noi parliamo sempre di motorizzazioni, però quando parliamo di problemi uno immagina sempre che il problema alla motorizzazione derivi da un qualche elemento elettrico. Invece, molte volte il problema, soprattutto nei cancelli scorrevoli, deriva dalla cattiva meccanica. Ora ti mostro 5 problemi e come risolverli. Allora, partiamo dalle olive di scorrimento. Queste sono messe normalmente nella parte superiore, in mezzo alle due olive scorre il cancello. Questo meccanismo è fatto in Teflon e deve scorrere, deve girare. Se è bloccato, creerà attrito e quindi molto spesso, soprattutto nei cancelli moderni che hanno il sistema di antischiacciamento, il controllo della forza, il cancello non si muoverà oppure la centralina andrà in errore. Quindi noi magari ce la prendiamo con la motorizzazione quando invece dovremo sostituire solamente l'oliva superiore e risolvere il problema. Ne esistono diversi modelli, noi abbiamo due in particolare che sono i più usati in generale, che sono quella da 40 mm e quella da 30 mm. Un altro elemento che è piccolo e viene sottovalutato è il battente in chiusura. All'interno di questo accessorio qui si incastra il cancello quando va a chiudere. Allora, una premessa, questo ci deve sempre essere perché quando il cancello è chiuso, se non c'è questo, significa che è libero e lo stanno tenendo solo le piastre delle olive. Al di là che non si può fare per normativa, ma è veramente molto molto pericoloso. Quando c'è questo, però, dobbiamo vedere che il cancello arrivi dentro molto morbido e quindi possa uscire altrettanto morbido. Se si incastra qui all'interno, perché questi normalmente sono fatti in maniera artigianale, che non si sa per quale ragione, perché il costo di questo accessorio è veramente molto basso e 3 ore di lavoro per costruirlo invece secondo me hanno un valore molto più alto. Questo accessorio esiste in due modelli, uno più stretto e uno più largo, e ci deve sempre essere, appunto, il cancello quando arriva deve essere molto molto morbido. Allora, come il battente in chiusura, il battente in apertura ci deve sempre essere. Questo è ancora più pericoloso. Questo battente, che in alcuni cancelli non c'è ancora, è il motivo per cui i cancelli scorrevoli cadono addosso alle persone. Perché se lo muovo a mano, invece che utilizzare la motorizzazione, quindi il fine corsa me lo arresta, lo spingo, posso non accorgermi di essere arrivato alla fine e il cancello si sfila dalla guida. È un cancello scorrevole, anche piccolo, anche con un peso irrisorio per un motore che magari sono 300 kg, sono sempre 300 kg che cadono addosso a una persona. Quindi questo battente, che è particolare perché è fatto in modo tale che la guida possa passare sotto e noi possiamo fissarlo ai lati, ci deve sempre essere, perché è un mezzo di sicurezza, ma è anche il dispositivo per il quale, se il fine corsa del motore non funziona, lui ferma e arresta il movimento del cancello. Qual è il problema che si può verificare? Se mandate il cancello automatico ovviamente troppo a spingere contro il battente, il pignone e la cremagliera si incastrano e quindi il motore non riparte in apertura. Quindi il cancello scorrevole automatico si deve sempre fermare a circa 1 cm massimo da questo battente. Allora, come primo problema ho parlato delle olive, come quarto problema parlo della piastra portaolive. Cos'è? È quella piastra che sostiene le olive. Anche questa è fatta molto spesso in maniera artigianale. Anche qui non si capisce il risparmio dove sta, perché per fare questa cosa artigianalmente forse serve una giornata intera, quando si può acquistare. Ma soprattutto, qual è la particolarità nell'acquistarla? Esistono diversi modelli, ma questo modello, per dire, ci dà la possibilità di stringere o allargare lo spazio in cui scorre il cancello. Che succede? Il cancello, quando cammina, rispetta la direzione della guida sotto, dove scorrono le ruote. Se per qualche ragione è un pochettino storta, questa piastra ci consente anche di essere messa leggermente in obliquo e quindi non far incastrare il cancello. Se io la faccio artigianalmente, facendo solo dei fori magari su una piastra, non ho questa regolazione qui, e quindi è il motivo per il quale magari si consumano molto velocemente le olive, perché i cancelli scorrevoli si incastrano. L'ultima problematica riguarda proprio la guida a terra. Dovete sempre controllare che sia ben livellata, non usurata, perché le ruote dei cancelli sono in acciaio, la guida a terra è in acciaio, si consuma e quindi dopo un po' di tempo questa guida perderà tutte quante il suo disegno, praticamente, se è una gola a buse, una gola tonda, quello che sia, però comunque sia perderà il suo disegno, farà molto più attrito. In molti cancelli scorrevoli che cosa succede? Che visto che non è stata messa una guida unica, sono stati messi più spezzoncini, si spezzerà proprio nei punti di saldatura e quindi creerà degli scalini. Questo per le motorizzazioni è deleterio sia dal punto di vista meccanico che dal punto di vista elettrico.
Quindi, per dire, quando andiamo a fare una sostituzione di un motore, se tutti questi elementi che ti ho elencato non sono correttamente controllati, il nuovo motore funzionerà peggio di quello vecchio. Allora, tutti i prodotti che ti ho fatto vedere li trovi nel link sotto in descrizione sul nostro sito shopsegema.it, oppure se sei nella zona di Roma puoi venirci a trovare in via Quarto Sant'Antonio 48 a Marino, siamo dopo l'aeroporto di Ciampino sull'Appia. Spero che questo video ti sia stato utile, ricordati di mettere mi piace, iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per rimanere informato su tutti i nostri nuovi video. Ciao!